Bentrovati a Vivere Bene, la trasmissione di Rete 55 dedicata al benessere e alla cultura. Qui con noi oggi in studio abbiamo Nicoletta Romano, direttrice della rivista Living is Life, e collegato dal suo studio abbiamo Riccardo Blumer, architetto e designer. Oggi parleremo di un concetto molto particolare, ovvero della bellezza all'interno dell'arte contemporanea e del designer. Lo faremo appunto con Nicoletta in primis, che è appunto la direttrice di questa rivista che si occupa di design all'interno della nostra provincia, che è organizzatrice di un evento importantissimo che è la Varese Design Week. Nicoletta, com'è nata l'idea di questo evento e qual è insomma il tuo impegno per far conoscere questi concetti a tutti i cittadini o a chi è interessato all'argomento? Allora, ti dirò che prima di tutto tutto proviene dalla rivista, che è nata proprio per diffondere bellezza. Noi in fondo parliamo e cerchiamo sempre di diffondere bellezza sia attraverso le immagini sia attraverso i testi, e naturalmente piano piano chiaramente cosa c'è di più bello e più interessante nel contemporaneo, nella contemporaneità del design. Dunque a poco ci siamo dette: perché non cercare di far comprendere alle persone che cosa sia il design? Chiaramente non vogliamo assolutamente essere in competizione con Milano, ci mancherebbe altro, sarebbe ridicolo, però noi vorremmo assolutamente che le persone capissero che ogni cosa che tu usi quotidianamente dietro di sé ha un design. Design significa progetto, progettazione. Dunque non è che se tu vai a comprare una pentola e così la prendi. No, questa pentola è stata studiata per l'ergonomia, per il materiale e per l'estetica. Estetica uguale bellezza. E allora ci siamo messe, io e tre altre amiche, adesso siamo rimaste in due, io e Silvana Barbato, e quest'anno faremo la design dal 9 al 13 di ottobre, cercando proprio di approfondire tutti questi dati e parlando anche molto dell'intelligenza artificiale, di quello che può eventualmente influenzare il design. Spero che questa volta forse questo concetto venga meglio recepito. Ottimo. Allora Riccardo, tu sei un esperto del concetto di design applicato alla quotidianità. Famosissima è la tua sedia alla leggera. Vuoi parlarci di come è nato questo articolo di design, questo elemento così importante che ormai in casa ce l'hanno veramente tante persone perché ha avuto un successo enorme? Sì, volentieri. La leggera è una sedia di legno con un riempimento in poliuretano espanso. È un oggetto che nasce nella mia, ormai, perché era il 97 quando è stata prodotta, ma chiaramente il lavoro è partito prima, e nasce in un momento di convergenza tra io che esco dallo studio Botta e inizio la mia professione, dopo aver fatto 6 anni in questo studio e dopo aver fatto il Politecnico di Milano, e quindi con una pressione per fare qualcosa importante, come quando si è giovani e in modo, diciamo, più esasperato, ecco. E siccome tutti i grandi architetti, almeno quelli del modernismo, Le Corbusier, Wright, eccetera, abbiamo fatto delle sedie che sono rimaste famose, pensando che volessi diventare un bravo architetto, ho detto bisogna anche fare una sedia. E così, unendo delle mie capacità un po' manuali e questa voglia, tra le mani, a pancia, perché ho capito poi dopo che cos'è il tema che mi ha portato a questo oggetto dal punto di vista strutturale ed estetico, mi è nata questa sedia. Parallelamente alias scambia di proprietà, c'è un bisogno di un nuovo prodotto per far vedere una nuova dirigenza, come succede spesso nelle aziende, quando le aziende non erano ancora dei fondi, ma avevano dei proprietari, dei padroni, diciamo, quindi si immedesimavano personalmente. Ed ecco che io metto assieme questi legni con l'idea di fare una sedia dove non puoi togliere niente se non mettendo in crisi la struttura della sedia, e mi nasce una sorta di ala d'aereo piegata con le gambe
perché è una struttura cosiddetta scatolare o a esoscheletro, cioè con la parte esterna che si vede e anche la parte strutturale, come l'ala dell'aereo fondamentalmente, con un riempimento di poliuretano perché il legno è talmente sottile che se gli dessi un colpo, un pugno, passerei dentro. Però quindi il problema del poliuretano è legato al fatto dello sfondamento. Nicoletto, invece una domanda abbastanza attuale, perché tante volte quando noi magari andiamo alla Design Week, che sia a Milano piuttosto che quella di Varese, ci approcciamo a questo mondo di arte, di design, con curiosità e ci facciamo anche la domanda, ma perché non portare a casa un nuovo oggetto di design da utilizzare nel quotidiano? A volte però ci vengono un po' dei dubbi, ma sarà davvero approcciabile il fatto di portarci a casa un pezzo importante di un artista anche rinomato? È semplice oppure può esserci il rischio che questo oggetto rimanga soltanto lì fermo per la nostra piacevolezza, per la contemplazione, piuttosto che per l'uso comune? Allora, questa è una domanda molto, molto insidiosa, nel senso che oso dire che gli ultimi tempi, spesso e volentieri, i designer si occupano molto dell'estetica, un po' meno dell'ergonomia. Mi spiego, molto spesso ci sono delle cose che per esempio delle tazzine magari firmatissime, che però tu fai fatica a, che non sono prensili, che fai fatica ad avere. Dunque, credo, ho l'impressione, e vorrei anche che poi Riccardo mi dica se ha torto o ha ragione, che in questi ultimi tempi è un settore che si è sviluppato tremendamente. E spesso si fanno troppe cose a scapito appunto dell'ergonomia che è alla Dell'usabilità. base, che è alla base del design, perché una sedia deve essere ergonomica, deve essere comoda, non puoi metterti in punta di piedi su una scala che non è tecnicamente ben concepita. E credo che questo potrebbe essere, allora, ai più è bellissimo perché tu vai, vedi delle cose stupende e dici che bello, poi sono firmate. Adesso diciamo che il design e i designer sono diventati delle star ormai. Certo. E poi c'è anche un'altra cosa molto interessante da dire, che molti, molti elementi di prodotti di design ormai quasi sfiorano l'arte, e questo è ancora tutto un altro settore. Ma a livello appunto di sì, tu ti porti a casa un bel pezzo, te lo guardi, però deve anche essere Utile. utilizzabile. Ecco Riccardo, tu cosa ci puoi dire rispetto appunto a questo argomento? Cioè, dacci anche tu una tua visione a riguardo, anche magari diciamo come si è evoluto negli ultimi anni questo concetto di ergonomia e arte applicata appunto a oggetti di uso quotidiano. Sì, non è un argomento piuttosto complicato e fa bene Nicoletta. Il tema è antico in realtà. Una volta non c'era questo problema, perché non eravamo evidentemente in un'epoca consumistica dove la produzione industriale si autopromuove per aumentare il fatturato e quindi, come dire, invade il mercato di una serie di oggetti che sono in sovraquantità rispetto alla necessità, evidentemente, perché si faceva quello che era necessario con l'idea che durasse e con l'idea che andasse bene per l'uso per cui era pensato, per cui era addirittura l'uso che ne modificava l'estetica, quella che noi oggi chiamiamo. Pian piano nella storia si dividono questi due aspetti, cioè l'aspetto dell'uso e l'aspetto della forma. A un certo punto, ma si parla di epoche anche antiche, coi greci, eccetera, comincia a entrare un aspetto estetico, allora più di linguaggio, e poi pian piano si arriva fino alle nostre epoche dove Liberty mette dentro delle forme, immaginate l'Ottocento, quindi tutto il neoclassico, tutto. Ci sono dei riferimenti estetici che morfologicamente definiscono l'oggetto delle volte in modo più forte che la funzione stessa. Ora, qui si apre la questione grossa, enorme,
l'uomo è un animale, quanto è un animale che chiama attraverso questi oggetti un riferimento a delle forze, come dire, altre, cioè do che l'estetica fondamentalmente, e quanto è giusto che queste forze siano connesse attraverso la loro espressione a una questione d'uso di un oggetto. E stiamo scoppiando in questo senso nelle due direzioni che sono state ben citate, una la chiamiamo arte e una la chiamiamo il funzionalismo del design. Funzionalismo che vi ricordo è stato rimesso con grande forza dopo tutto l'Ottocento, invece molto formale, dal Bauhaus e da queste scuole che hanno portato al modernismo, che fa della funzione una nuova estetica. Però la cucina minima, ad esempio, che è un grande esempio dove tutti i giri, tac, apri lo sportello, fai, non c'entra niente con la cucina dell'Ottocento, che era tutta un'altra cosa. Ora, sono dei mondi che a un certo punto vanno in metamorfosi su condizioni della cultura contemporanea. Noi li abbiamo Certo. molto esplosi in questo momento, sono molto esplosi. Quindi una risposta univoca io non ce l'ho da dare, però è vero che siamo in un'epoca in cui l'arte l'abbiamo messa nei musei e stiamo cercando di portarla anche fuori. Allo stesso tempo, dove la portiamo? La portiamo su degli oggetti d'uso. Allora abbiamo un'occasione di provare a fondere di nuovo una relazione tra l'uso e il linguaggio estetico come richiamo alla forma che ci racconta altro, cioè la nostra presenza al mondo contemporanea, in un modo che è molto difficile. Io trovo Lei. molto interessante, Nicoletta, anche questo nuovo modo di percepire l'arte, che poi è tipico dell'arte contemporanea, di trovare comunque anche nell'imperfezione un tratto distintivo di un oggetto piuttosto che appunto di un'installazione. Quanto l'imperfezione, che poi voglio dire è anche secondo me la chiave di volta dell'artigianalità e soprattutto del Made in Italy, influenza il design odierno. Sull'oggetto artigianale io trovo che l'imperfezione sia quasi un vantaggio, Un un valore più. aggiunto. Secondo me sì, proprio per quello, perché se questo oggetto ti provoca un'emozione, un'attrazione, significa che deve avere qualche cosa di particolare. Anzi, forse è ancora meglio, perché se tu non hai questo oggetto è particolare, è fatto artigianalmente, per cui ogni pezzo è leggermente diverso uno dall'altro, è molto bello dire guarda, io ho questo qui, però, ah, guarda, il tuo è diverso, perché, e secondo me può avere una grande attrattiva. Certo. Riccardo, invece, tu che sei anche insegnante, sei docente e quindi hai insomma degli studenti appassionati appunto della materia, come vivono loro questa evoluzione sia dal lato dell'esplorazione artistica sia dal lato poi anche dell'industrializzazione, quindi dell'arrivo delle nuove tecnologie all'interno della produzione di design? Ma lo studente vive in realtà quello che gli propone la scuola, per cui è il programma della scuola che lo studente, sul cui lo studente aderisce. Poi è bello vedere cosa faranno nella loro vita più professionale, finita l'università, eccetera. Io in particolare insegno questa scuola, che è un'università che c'è qui vicino a Mendrisio, che si chiama Accademia di Architettura, che fa parte dell'Università della Svizzera Italiana, che ha in questo senso un filone preciso di insegnamento, che è quello di immettere le tecniche di progettazione in una referenza, che è quella umanistica, della capacità di riflessione sul momento, su quello che si sta facendo. Noi la chiamiamo critica, cioè avere degli strumenti di critica sul mondo, vuol dire avere delle conoscenze, cosa che diceva anche Luigi Zanzi, che è un varesino di grandissimo riferimento, avere la capacità autonoma di avere capacità critica sul mondo. Quindi questo è il primo obiettivo su cui tu innesti delle tecniche di progetto. Se tu non hai quello, le tecniche da solo sono povere. Quindi le tecniche prendono senso nella misura in cui tu le metti in una forma di lavoro, di riferimento culturale che tu vuoi promuovere come uomo contemporaneo. E quindi te lo devi chiedere.
e devi sentire cosa c'è attorno di te, quali sono le esigenze, quali sono le pressioni, quali sono i momenti che stai vivendo e anche quelli che immagini di bellezza per il futuro, di bellezza sociale intendo anche, di società diversa, di assenza di guerre, eccetera, eccetera. Quindi lo studente è come un terreno che è aperto e ti guarda e ti segue nell'esercitazione che tu gli proponi in questo senso e poi a modo suo ne farà qualche cosa. Noi gli proponiamo questo. Chiaro che il giovane di oggi è in una fase, quella ancora dell'università, di formazione, perché è bombardato quanto mai di messaggi, per evidenti motivi di digitalizzazione. E quindi è un ragazzo che da una parte ha delle ideologie forti, un po' come dire estreme, e dall'altra è un ragazzo molto fragile, un ragazzo molto fragile. Quindi la responsabilità forte è nell'insegnamento in questo senso, e quindi io credo che sia veramente nostra. Certo. La Scusa, domanda poi. che tu mi fai è, non ho una risposta precisa, come sempre, ti posso appunto rispondere con un'intenzione, cerco Sentiamo un di. attimino Sì, no, Nicoletta che voleva a fare una proposito riflessione. di Sì. artigianato, io ricordo che tanti anni fa l'architetto Piero Pinto, che era marito di Crizia, ma ancora in tempi non sospetti, si lamentava moltissimo della scomparsa, graduale ma molto rapida dell'artigianato in Italia. E noi sappiamo che il nostro artigianato è sempre stato una colonna portante, è Un'eccellenza, sì. assolutamente. E quello devo dire, trovo che sia una cosa tristissima. Vorrei che le scuole anche oggi riuscissero a meglio coltivare degli studenti che possano poi sposare questo settore, perché veramente parliamo anche semplicemente della moda. Certo. La moda c'è il design, ma se tu non hai un artigianato, se tu non hai delle donne che ti infilano le perline, che ti fanno i bijou, è molto importante ed è Assolutamente molto, sì. e penso che sia una cosa assolutamente da incrementare. Sì, infatti anche in queste settimane abbiamo visto che comunque si è aperto un nuovo corso di studi, soprattutto per le scuole superiori dedicate al Made in Italy, e questo secondo me è assolutamente un Dovrebbe, passo estremamente importante dovrebbe. per, per le produzioni italiane. Ecco, torniamo un attimino a questo concetto di critica, di avere un occhio critico dell'arte. Secondo te, Nicoletta, sul territorio, insomma, vediamo un crescente interesse del pubblico verso questo modo di approcciare all'arte e alla bellezza nell'arte, anche attraverso questo genere di eventi. C'è un maggiore interesse del pubblico o secondo te è rivolto più alla metropoli invece che alla provincia? No, io credo che ci sia una crescita di interesse dovuto anche a diversi fattori. Allora, noi abbiamo chiaramente due centri veramente importanti. Abbiamo Villa Panza, che è un museo mondialmente conosciuto, cui adesso c'è questa curatrice straordinaria, la dottoressa Belli, che credo stia veramente anche espandendo questo grossissimo atout di vantaggio, scusa, io metto sempre i miei francesismi nella provincia, ma abbiamo anche la Fondazione Morandini. Ora, Marcello Morandini, grandissimo artista che ha sposato questa sfida incredibile, straordinaria, di creare la sua propria fondazione e ne ha fatto un luogo assolutamente stupendo per la ricchezza chiaramente della sua collezione personale, ma anche per tutto quello, per tutte le mostre che lui organizza, che sono mostre chiaramente molto particolari, sono mostre che tu devi capire, non sono cose figurative che Certo. sono facili da approcciare, sono tutte cose molto ragionate, come il costruttivismo, però hanno un enorme impatto a livello culturale, sia per i giovani che anche per le persone meno abituate, ecco, perché noi Certo. siamo molto tradizionali, questa è l'unica cosa magari del nostro territorio, noi siamo molto conservatori e allora
lo shock, fra virgolette, tra il contemporaneo e metto il figurativo, con niente, niente di male con il figurativo, anzi ci sono i capolavori, ma intendo dire lo shock culturale è abbastanza Netto. netto e lo devi, però devi cercare di assorbirlo e di incassarlo. Secondo me Fondazione Morandini e Villa Pansa sono veramente dei fiori all'occhiello. Certo, ma io trovo che comunque l'arte sia sempre approcciabile e possa, diciamo, lasciare all'essere umano ampio margine di indagine, sia a livello proprio di conoscenza personale della storia dell'arte, sia anche di propria conoscenza interiore, perché logicamente io magari mi posso approcciare ad un'opera e avere una reazione emotiva magari diversa da te, Nicoletta, e questo secondo me è una cosa interessantissima. A Riccardo, infatti, voglio fare l'ultima domanda e quindi diciamo, dare dei consigli a chi magari non è avvezzo a frequentare un museo piuttosto che una mostra di design sul come fare ad entrare in contatto con queste forme d'arte contemporanea e cercare di portarli un po' nella propria vita. Intanto io non sono tanto d'accordo sul fatto che l'arte debba stare nei musei. L'arte dovrebbe essere la vita che noi viviamo quotidianamente, dovrebbe essere il fatto di avere oggetti, come si diceva prima, eccetera, che nell'uso che io ne faccio hanno capacità di portarci in un sentimento estetico di presa di mondo, come si dice. Non è una parola mia, evidentemente, ma. Quindi io sono un po' contrario a questa distinzione e d'altra parte i musei li abbiamo inventati di recente, non c'erano una volta, Sono state le prime collezioni dei grandi papi romani, poi a un certo punto, pian piano, queste collezioni private, insomma, prima non esisteva il museo, la chiesa non era considerata artistica, era leggere il mondo come era fatto, evidentemente. Perché un oggetto del contemporaneo non può raccontare delle cose mentre io bevo un caffè, mentre io uso un'automobile, mentre io mi vesto come tanto? Perché gli oggetti non devono avere questo potere di rapportarci nella presa diretta della vita in qualcosa che ci faccia sentire presenti al nostro mondo, come era una volta nel Medioevo, le decorazioni delle cattedrali, eccetera, o tante altre cose? Questo è il primo tema. Sul fatto del come approcciare l'arte contemporanea, evidentemente non si può approcciarla con l'idea dell'arte figurata come è stata fino all'Ottocento compreso. Cioè, parliamo sempre di epoca moderna dall'Illuminismo in poi, perché prima appunto era completamente diverso. Bisogna andare ad approcciarla con degli stati d'animo e non con dei riferimenti intellettuali, perché quello lì è un errore. L'arte astratta ci porta in un mondo di sentimento, come dire, emotivo o spirituale, se vuoi, non attraverso dei riferimenti d'immagine, ma attraverso delle costruzioni di stati, attraverso, ad esempio, solo dei colori, attraverso il riuso di certi oggetti, attraverso la relazione tra gli oggetti e il luogo in cui sono messi. Cosa che non esisteva una volta, esclusa l'epoca paleolitica dove il grafito era necessariamente su una certa roccia perché la roccia era in comunicazione con le forze della terra, eccetera. Quindi bisogna veramente cambiare Concezione. quest'approccio e bisogna andare dentro a dire che stati mi crea questo, non che cosa vuol dire, come se io dovessi leggere un linguaggio che mi racconta qualcosa. Grazie Questo è mille. un cambio che è necessario. Grazie mille Riccardo, sono stata contenta appunto di ospitare in studio Nicoletta Romano Grazie e in collegamento Riccardo Blumer e vi do appuntamento per la prossima puntata di Vivere Bene. Restate con noi.